Ciao e bentrovata, anima speciale, sempre qui su Elena Tione, LD Life Coach. Sono sempre Elena, la tua mind body, mindset, manifestation coach e trainer prediletta. Sei sul mio fantabombastico canale. Come manifestare un messaggio dalla tua persona specifica, partire dal messaggio per arrivare poi alla relazione con la tua persona. Quindi condividerò con te il modo più rapido per manifestare un messaggio e andare in step, in tappe, fino ad arrivare a quello che è il tuo risultato finale, relazione impegnata con la tua persona e così via. Quindi questo video è per te, specialmente se sei una persona che in questo momento vuole manifestare in tappe, in step, in passaggi. Ma prima di addentrarci nel vivo di questa nuova videopillola qui su Elena Tione LT Life Coach, voglio ricordarti che attualmente offro il miglior corso online dedicato al manifestare con l'uso corretto delle affermazioni robotiche focalizzate, la tua persona specifica e tutto il resto che vuoi manifestare nella tua vita. Robotic Affirming SP Mastery 100% in italiano e ti insegno come realmente utilizzare, sfruttare al meglio, nel modo corretto, il potere delle affermazioni robotiche e focalizzate. Offro anche ancora sessioni di coaching individuali, private, via Zoom, uno a uno, one-on-one, per aiutarti a manifestare qualsiasi cosa desideri, quindi persona specifica, lavoro, carriera, denaro, salute, eccetera. Puoi Essendo il potere operante della tua realtà, puoi manifestare anche qualsiasi altra cosa, come la salute di una persona cara e così via. Inoltre, ho una novità, ho una nuova offerta per tutti gli iscritti al canale con il 5% di sconto già applicato e agli abbonati al 10% di sconto. Puoi assolutamente fare un check perché noterai che ora puoi prenotare sessioni di coaching WhatsApp con me, in chat WhatsApp. Questa nuova offerta che ho creato, ha tre opzioni differenti per aiutarti davvero ad avermi letteralmente nella tasca della giacca, nella tua borsetta, dentro la tua chat WhatsApp per mantenerti al top nel tuo gioco di manifestazione. In più, troverai tutti gli altri miei corsi, ebook e programmi. Puoi avere accesso immediato a tutto questo semplicemente cliccando il link qui sotto al video, nel box in descrizione del video qui sotto. Ok, quindi tuffiamoci nel vivo, nel tema. Come manifesti un messaggio dalla tua persona? Ora, è possibile che tu non abbia sentito la tua persona da secoli, come che poco tempo fa, mesi, non ha nessuna importanza. Prima però di entrare nei dettagli di tutto questo, di come funziona, di come farlo, voglio sottolineare il fatto che io di fatto sono una gran promotrice di andare direttamente al tuo risultato finale, al tuo vero desiderio. Quindi diciamo che il tuo reale, vero desiderio del cuore è avere una relazione solida, impegnata, ufficiale con questa persona che hai nel cuore, con questa persona specifica. Quindi quello che faccio è, come insegnante di legge di assunzione, letteralmente, è
sempre incoraggiare i miei clienti ad andare direttamente al risultato finale, direttamente a quello. Vale a dire che tu e questa persona meravigliosa, la tua persona specifica, siete già in coppia, siete in una meravigliosa relazione d'amore, impegnata, piena di passione. Ok? Capisco perfettamente, comprendo perfettamente che ognuno è differente e che puoi volere cose differenti e ognuno è un punto differente, specificatamente parlando nello stretto contesto della manifestazione intenzionale, la creazione diretta della tua realtà con la legge di assunzione o legge degli assunti. Qui lavoriamo con gli insegnamenti originali di Mr. Neville Goddard. Quindi che cosa vuol dire questo? Anche quando vuoi creare coscientemente la relazione con questa persona, è possibile che tu voglia mantenere un lavoro interiore di manifestazione in passaggi, in tappe, in step. Inoltre, anche quando vivi già la dimensione della relazione, vuoi comunque mantenere una meravigliosa, costante e continua comunicazione, il che include anche il comunicare attraverso le banali chat con la tua persona, social e quant'altro, ok? Perché in genere è proprio da queste piccole cose che poi possono nascere delle situazioni. E questo accade normalmente anche quando le persone non conoscono il fatto che manifestano tutto quello che accade. Quando due persone sono amorevolmente connesse in una relazione con caratteristiche specifiche, comunicano e comunicano in un certo determinato modo. Quindi, nello stretto contesto specifico della manifestazione della persona specifica per alcune persone che magari sono all'inizio, ma non per forza, a volte è più facile, crea meno resistenza, manifestare in passaggi. Che cosa significa manifestare in step? Manifestare in tappe. Ok, la manifestazione in step significa, diciamo che tu desideri la relazione esclusiva con la tua persona e forse preferisci manifestare, oggi vuoi ricevere un messaggio, ok? Ora vuoi ricevere un messaggio dalla tua persona e poi un altro messaggio. E poi ancora, e domani lo stesso, e dopodomani, eccetera, eccetera, e poi chiamate, videochiamate, e poi da lì vuoi manifestare che vi frequentate, che uscite insieme, che continuate a frequentarvi, poi da lì vuoi manifestare di essere in una relazione completa. Poi da lì magari vuoi manifestare convivenza, e così via, ok? Quindi, debbo anche ricordare a noi tutte, che parlando in generale, nella vita normale pre-conoscenza della manifestazione, normalmente, e con tutte le persone, voglio dire, quello che facciamo naturalmente quando conosciamo qualcuno, approfondiamo la conoscenza, eccetera, eccetera, è una cosa naturale che avviene manifestare in tappe. Per quanto riguarda per tutto quello che è la mia esperienza in questa vita, in genere si fa per gradi. Quindi non conosco una persona e subito immediatamente mi ci visualizzo sposata, ok? Quindi invece di semplicemente andare diretto al punto, straight to number one, di essere nella relazione, eccetera, eccetera, ti sembra che sia più naturale e normale fare questo in tappe. Quindi continui a manifestare differenti tappe
nella tua visione, nella tua assunzione generale, ti portano al tuo obiettivo finale, che si definisce peraltro man mano, perché ti diventa sempre più ovvio e chiaro quello che vuoi. E dovrei anche aggiungere, quando vai, questa è la parte importante della legge di assunzione. Ed è fondamentale capire questo punto, quindi questo è il punto più importante di tutti, in assoluto. Quando tu decidi e stabilisci l'esito finale che vuoi, l'obiettivo finale, il tuo risultato finale desiderato, il vero desiderio del tuo cuore, e assumi, affermi per quello direttamente, straight to number one, tutto quello che c'è tra la realizzazione dello stato finale e tu dove sei adesso, tutto quello che c'è, le tappe, la decisione finale, lo step finale, si prende cura di tutte le tappe in automatico. Quindi tu vivrai un ponte di eventi che ti trasporterà piacevolmente, dolcemente attraverso tutte queste cose fino a sono nella relazione più bella della mia vita ora con la persona dei miei desideri, la mia persona ideale, la mia persona. Ok, quindi le tappe le vivrai comunque, verranno prese in carico direttamente dall'assumere direttamente, andare direttamente al risultato finale. Quindi deve aver chiaro il risultato finale, che è proprio questo, quello che vuoi, perché accadrà. E capisco anche che le persone che magari entrano in questa cosa la prima volta e non credono di avere tutto questo potere, eccetera, eccetera, vogliono testare, manifestare o per altri motivi. Ok, possono essere infiniti i motivi per cui tu preferisci fare le cose per gradi, invece di, ok, decido e quindi tutto automaticamente mi porterà a quello che ho deciso. Ok? Ed è il motivo per cui sto pubblicando questo nuovo video. Quindi condividerò con te come fare. Tutto quello che hai bisogno di fare, come al solito, è pensare dalla versione di te che ha già ricevuto il messaggio, il bel messaggio dalla tua persona. E lo fai attraverso le affermazioni, anche attraverso delle immagini. E ti linkerò la mia intera collezione, la mia intera playlist di creare contatto costante e continuo di video. Ce ne sono una infinità qui sul canale. Te le linko nelle schede e te le linko anche qui sotto, sotto al video. Dico questo? Perché ho creato perché su questo canale c'è tutto: MediVisual, subliminali, paraliminali, SMR. È molto, molto altro ancora. Quello che noi descriviamo come immaginazione comprende tutto. Le parole sono un qualcosa che fa scattare tutti gli altri canali di elaborazione delle informazioni. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu ti dici, ehi, ho appena ricevuto il messaggio che volevo dalla mia persona specifica, è un'affermazione, cioè un pensiero. Ricorda, le affermazioni sono semplicemente i pensieri che pensi. E i pensieri che pensi automaticamente producono immagini della tua mente. Vedi proprio come ti appare la chat tua con i colori tuoi, con tutto quello che sai com'è, come l'hai settata. Automaticamente, quando dici una cosa del genere, la tua mente ha un'immagine. Stessa identica cosa quando quando visualizzi un'immagine mentale, automaticamente pensi, oh, ho appena ricevuto il messaggio, eccolo lì, funziona. Ok? Tutti i canali di elaborazione e informazioni sono l'immaginazione, sono tutte sfaccettature dell'immaginazione.
sono tutte legate una con l'altra, tutte parti della stessa entità che manifesta, che proietta fuori quello che dici, quello che vedi, quello che ti senti dire, quello che ascolti, eccetera. Tu pensi in media dai 60 agli 80 mila pensieri al giorno, ogni giorno. Quindi la domanda è, bene, che cosa stai pensando? Cioè, che cosa stai affermando 60 o 80 mila volte ogni giorno? La maggior parte di questi pensieri sono talmente tanto ripetuti che sono automatici, sono assunti inconsci, sono diventati sotto il pelo dell'attenzione della tua consapevolezza, cioè non ti accorgi di farli. Come per esempio, il sole sorge ogni mattina. Quindi l'idea qui è che vuoi creare e curare, costruire un'affermazione che implichi quello che vuoi ricevere, il tuo risultato finale. Quindi magari quello che ti stai ripetendo adesso potrebbe essere qualcosa tipo non mi scrive mai, siamo in un contact, o cose simili a questa, ok? E quindi ora potresti semplicemente creare un'affermazione del tipo, oh mio Dio, la mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. Mio Dio, la mia persona specifica mi ha appena mandato un bellissimo messaggio. Non so, su WhatsApp o quello che è. Ok? Oh mio Dio, la mia persona specifica mi scrive continuamente bellissimi messaggi. Potrebbe essere semplice così. E più semplice, meglio è. La semplicità è la suprema sofisticazione, diceva Leonardo da Vinci. Quindi diciamo che scegli questa affermazione e continui a ripetertela continuativamente, la ripeti, quindi continui a imprimere così, 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 così. Quando questa nuova affermazione diventa la nuova storia dominante che ti stai raccontando, e dominante significa che racconti di più questa nuova storia più di quella vecchia, e la vecchia storia potrebbe essere o la persona non mi vuole, o la persona non mi ama, o la persona non mi scrive mai. Non mi messaggia mai, qualsiasi sia la vecchia storia. Quando invece tu cominci a raccontare questa nuova storia, quindi diciamo che la vecchia storia è così ora, e tu cominci a raccontare la nuova storia, questa diventa la nuova storia che domina quella vecchia e la fa sparire completamente perché satura completamente la tua consapevolezza, satura la tua mente. Cioè, pensi solo che la tua persona ti scrive continuamente, costantemente. La mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. La mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. Oh mio Dio, la mia persona specifica mi scrive in continuazione. Oh mio Dio, la mia persona specifica mi scrive in continuazione. Bellissimi messaggi su WhatsApp, ok? Quando cominci a ripetere questo, e ripeti solo questo è il modo in cui manifesti la versione della realtà in cui la tua persona specifica ti scrive continuamente, tipo non stop, ta 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 ta, ti riempie la chat di bellissimi messaggi, ok? Quindi il tuo compito è mantenere una cosiddetta dieta mentale pulita, cioè in linea con quello che vuoi significa, cioè in concreto significa che ogni volta che ti viene in mente la tua persona, vuoi descrivertela soltanto nel modo in cui la vuoi sperimentare. Voglio sperimentare che la mia persona mi scrive continuamente, costantemente, pertanto affermo così. Quindi ogni volta che la tua persona ti viene in mente, vuoi assicurarti che levi di torno tutte le altre affermazioni contrarie e invece affermi: la mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. La mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. La mia PS mi scrive continuamente, costantemente. La mia PS mi scrive continuamente, costantemente. PS,
suo nome, il suo nomignolo, Espi. Io utilizzo Espi perché mi piace, mi fa sorridere. Il mio Espi mi scrive continuamente, costantemente. Il mio Espi non è mai abbastanza di me. Il mio Espi mi contatta continuamente, costantemente, ha bisogno di restare in contatto con me, ha bisogno di sentirmi, ha bisogno di interagire con me, ha bisogno di sentire la mia voce, ci scambiamo bellissimi vocali e così via, così via, così via, diventa creativa. Sì, creativo, creativa, creativa. Questo è il modo in cui, l'unico modo in cui da questo momento in avanti, se questo è il tuo obiettivo, vuoi descrivere come si comporta la tua persona. E ogni volta che ti dovesse capitare di beccarti a pensare a un pensiero che non c'entra niente o opposto a questo, tipo che ne so, stai facendo le tue cose e ti viene il pensiero: oh, ma non mi ha ancora scritto però. Oh, ma se questa cosa non funziona? Oh, e se manifesto qualcosa di differente? Ma non. Dov'è? Perché non è qui? No, sul pezzo, nel momento stesso in cui ti accorgi di avere quei pensieri, vuoi autocorreggere quel pensiero nel momento, nell'attimo in cui ti viene in mente. Quindi, quando ti accorgi che ti arriva un pensiero di questo tipo, ti accorgi che sta accadendo e oh, guarda che c'è questo pensiero qui. Oh, no, no. Come Miranda in Il diavolo veste Prada. No, no. Quindi lo vuoi fare? Questo no, no. Da un punto di calma, di neutralità, di certezza. No, no, non era una domanda. Oh. Quindi così semplice, con questa energia. Non vuoi spaventarti, non vuoi autocriticarti, giudicarti. No, 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 no. No, no, ti autocorregge, dici, fai una scelta differente e ridirigi il tuo flusso di pensieri a no, no, mi scrive continuamente, costantemente, mi ha appena scritto 2 minuti fa, ecco, e visualizzi, automaticamente visualizzi il tuo telefono nella tua immaginazione con il messaggio e con il contenuto persino che vuoi, o comunque il generale significato che vuoi ricevere. L'amore e la voglia, il desiderio per questa cosa si prenderà cura del resto, te lo garantisco. Quindi ricorda che il tuo risultato è nella tua affermazione. Quindi da qui, no, no, ridirigi il pensiero a, oh, di fatto, no, non è così. La mia persona mi scrive continuamente, costantemente, mi ha appena scritto. La mia persona non è mai abbastanza di me? La mia persona mi contatta continuamente. Devo addirittura silenziarla la chat perché è un continuo tin 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 di messaggi che mi arrivano dalla mia PS, dal mio SP. E puoi mettere nome, nomignolo, ripeto, questi sono dettagli, sceglili tu. Se ha un nome lungo, lo accorci, gli dai un nomignolo, va bene SP, va bene PS o qualsiasi altra cosa che per te rappresenti questa persona. Non ipercom. La vis è fantastica, poi qua tu te la complichi, ok? Rendila semplice perché lo è. Semplicemente ripeti questa affermazione. Ancora, 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 ogni volta che ti viene in mente e ogni volta ti dovesse capitare di avere un pensiero che non c'entra niente. Di fatto, la verità è che la mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente, mi riempie letteralmente il telefono di bellissimi messaggi, raffica di bellissimi messaggi della mia PS proprio ora. Ta, 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 tin, 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 questo auditivo. Lo visualizzi. Lo affermi, quando lo affermi senti il suono o la vibrazione o quello che è, se l'hai silenziata perché te ne ha mandati troppi o comunque vedi, persino puoi leggere le lettere, ok? Perché l'hai affermato, automaticamente cadono queste cose nel cervello. Funziona così. Quindi mi scrive continuamente, costantemente. Mi riempie il telefono, la chat di bellissimi messaggi.
Mi manda cose meravigliose, mi dice quanto sono speciale e quanto mi adora. Mi insegue, mi cerca, mi desidera. Quest'uomo mi vuole, questa persona mi vuole, questa donna mi vuole, quest'uomo mi vuole, quest'uomo ti vuole. Ti verrà naturale, ti arriveranno questo tipo di pensieri. Quest'uomo mi vuole, quest'uomo mi cerca ancora, mi ricerca. Quest'uomo mi desidera, ha bisogno di me. Vuole sentire la mia voce, vuole vedere il mio viso, vuole abbracciarmi in carne ed ossa, vuole stare con me, ha bisogno di me, vuole il mio calore, vuole la mia energia, vuole stare con me, vuole la mia presenza intorno, mi adora. Cioè, letteralmente mi adora. Gli piaccio, mi cerca. Quindi continui a ripetere tutto questo. La mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente. La frase, il punto a cui ritorni di più, diventa dominante, quindi automaticamente ti autocorreggerai facilmente, in maniera piacevole. E tornerai alla storia che dice, ehi, lo so, questo è il modo. Ora la mia persona specifica mi scrive continuamente, costantemente, vuole stare con me, vuole vedermi, vuole frequentarmi, vuole avermi. Dan Dio, è un affare fatto, è così. Boh. La tua mente dovrà produrre prova della tua storia dominante, quella che ti ripeti più spesso. Qui è dove manifesti la versione della realtà che contiene la versione della persona specifica tua che desideri. Qui è dove ti scriverà continuamente. Ti riempirà la chat di bellissimi messaggi in maniera consistente e continua. Continua, sempre di più. Quindi tutto ciò che hai bisogno di fare è semplicemente cambiare il modo in cui vedi te stesso in relazione alla tua persona. Hai bisogno di vedere te stessa in attrazione, in coppia con questa persona. Vuoi cominciare a descriverti e a descrivere quindi la tua persona nel modo in cui vuoi che la tua persona ti tratti, come vuoi che si comporti. Mi scrive continuamente e devi smettere di descriverla nel vecchio modo, tipo non mi scrive mai. No, devi essere cosciente. E avere mindfulness, accorgerti dei pensieri che non c'entrano nulla con il tuo desiderio e eventualmente, se necessario, autocorreggerli, se e quando dovessero apparire alla tua consapevolezza. Facendo questo, quello che stai realmente facendo è selezionare una versione differente di realtà in cui esiste la versione della tua persona specifica che ti assolutamente ti adora, ama scriverti continuamente, è il suo desiderio di scriverti continuamente, restare sempre in contatto con te perché ne ha bisogno, lo vuole, gli piace, lo adora. Molli la vecchia storia lì dov'è, quella vecchia realtà, quella vecchia dimensione, la lasci lì dov'è, via, entri nella nuova dimensione e la rendi dominante. L'ancori stabile. Io e la mia persona specifica comunichiamo continuamente, costantemente. La mia persona specifica mi scrive sempre per primo, mi scrive sempre continuamente, mi riempie la chat di bellissimi messaggi ogni giorno, mi manda foto, mi manda canzoni, compone per me, bla bla bla, tutto quello che vuoi, ok? Tutto quello che vuoi. Quindi quando questo diventa il tuo nuovo normale, la tua storia dominante, quello che ti ripeti più spesso qui dentro, quando questo diventa la tua nuova assunzione, oh, le cose stanno così, questo significa, andrai a sperimentare quella versione, questa bella versione della tua PS, fin tanto che tu continui a persistere, cioè ripetere questa nuova versione di realtà, questa nuova storia e riempi completamente la tua mente soltanto di questa cosa meravigliosa.
Quindi persisti, 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 significa ripeti, 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 frequenta questa storia. Fissati su questa, fonditi su questa storia, finché la tua intera, completa manifestazione inizia, parte e non si ferma più, ok? Questo è il modo in cui rendi stabile, ancori il contatto costante e meraviglioso della tua persona specifica. Quindi, per ricapitolare, hai bisogno di fare pratica, cioè allenarti a ripetere questi pensieri, pensare come se dalla versione di te che riceve sempre bellissimi messaggi dal tuo amore, dalla tua persona specifica, dalla tua persona di interesse. E da lì puoi quindi muoverti verso gli step successivi, verso le tappe successive, verso tutto quello che vuoi. Magari per te, non lo so, vuoi manifestare, ehi, io e la mia persona specifica ci frequentiamo, usciamo insieme. Quindi questo è il tuo nuovo risultato. E poi vuoi andare al prossimo livello e creare un'altra affermazione che implica un nuovo risultato, tipo, oh, adesso io e la mia persona specifica, sì, ci frequentiamo regolarmente, usciamo regolarmente insieme. Oh, e poi, oh, beh, ma io e la mia persona specifica siamo insieme, siamo una coppia. Siamo in una coppia e oh, ci siamo legati, siamo insieme ufficialmente. E da lì puoi continuare dove vuoi, il procedimento è lo stesso. Puoi iniziare ad affermare, ehi, io e la mia persona specifica siamo in questa relazione meravigliosa e siamo andati conviviamo, siamo felici insieme. Vuoi fonderti con questa nuova storia e rendere la tua unica realtà e verità. Quindi manifestare in step può essere il percorso più adatto a te, dipende da svariati fattori tuoi personali. Quindi avere chiarezza, le sessioni di coaching ti aiutano a fare chiarezza cristallina su questo, senza chiarezza fai cose un po' qui, un po' lì e poi ti stanchi degli emotivi. E ti raccomando anche di andare a questo video subito appresso se vuoi sapere come fare, se sei stanca e esaurita, hai provato questa cosa ma non ci sei mai riuscita o hai avuto dei risultati scarsi o nulli, ed è assolutamente un ottimo modo per incrementare la tua fede nella legge di assunzione e o per esplorare nuove cose con la tua persona. È tutto per questo video, io ti vedrò alla prossima. Ciao da Elena.